Ciao a tutti amici acquariofili, benvenuti in questo nuovo video di Filos Aquarium. Oggi parleremo di un pesce abbastanza comune in tutti gli acquari tropicali, che è il Corydoras. Questo pesce è un piccolo pesce gatto originario del Sud America. Per descriverlo possiamo dire che non raggiunge grandi dimensioni, tipo 5 cm, non di più. Ha dei piccoli baffi molto sensibili che gli servono per cercare il cibo sia nei nostri acquari che in natura, e ha una bocca molto piccola. Come colorazione abbiamo una grandissima scelta a differenza della razza, che sono veramente tantissime. Mi raccomando ragazzi, se arriviamo a 30 like farò sicuramente un video sulle razze del Corydoras. Convive con tantissimi pesci, soprattutto pesci del Sud America come Neon, Ancistrus, Scalari, Cardinali e tanto altro. È un pesce estremamente pacifico, quindi può stare tranquillamente anche con le caridine, non le mangia se non sono minuscole. Come temperatura vanno benissimo 25 gradi, non di più, che è una temperatura abbastanza basica, normale in tutti gli acquari. pH 7,5, il pH che ho qua io è esattamente quello. Qui sto presentando la mia coppia da riproduzione, che vedremo quest'anno cosa farà. A proposito di riproduzione, la differenza tra maschio e femmina è abbastanza evidente. La femmina è più grande del maschio e è molto più tozza e corta, mentre il maschio è più lungo e fine. Le pinne dorsali del maschio sono più strette e lunghe, mentre nella femmina sono più larghe e corte. Per la riproduzione ha bisogno di una temperatura di 26-27 gradi, non di più, e di un pH un pochino più alto, 7,5-8 per di là. Come alimentazione è un po' difficile il Corydoras, perché avendo la bocca così piccola, come dicevo prima, non mangio qualsiasi tipo di mangime. Consiglio questo mangime della sera, che sono delle pastigliette o tabs che a contatto con l'acqua sul fondo si sgretolano diventando una polverina, in modo che il Corydoras ha molta meno difficoltà a mangiarla. E l'acqua ideale per questo pesce è un acquario largo e basso, questo perché il Corydoras è un pesce da fondo. Adesso vi insegno una cosa che forse non sapete. Per distinguere un pesce se è da fondo, da superficie o da centro dell'acquario, bisogna guardargli la bocca. Nel caso dei Corydoras la bocca si trova sul basso. La bocca si sviluppa in base a dove trovano cibo, quindi se un pesce ha la bocca verso il basso è un pesce da fondo. Infatti, Corydoras, Ancistrus, Botia, eccetera, sono tutti pesci da fondo. Se un pesce invece, come i Neon, si sviluppa con una bocca frontale, cioè davanti ai suoi occhi, è un pesce da centro dell'acquario, perché lui si nutre non sulla superficie ma non sul fondo, una via di mezzo. Nel caso invece dei guppi, guppi e poi cilidi, che hanno la bocca verso l'alto, questi qui sono pesci da superficie. Bon, dopo questa perla di saggezza possiamo continuare il nostro viaggio nel mondo dei Corydoras. Dicevo, l'acquario ideale è largo ma basso, perché se è largo i Corydoras hanno più spazio dove piluccare e cercare il cibo, e la superficie non ne serve tantissima. Però il Corydoras fa un pochino come gli anabantidi, ha dei polmoni che possono sfruttare anche l'area esterna dell'acquario. Infatti, se notate, ogni tanto il Corydoras farà un grosso balzo in superficie, farà una bella bolla e poi scenderà giù nello fondale. Bene, questo qui era il video sul Corydoras. Mi raccomando, commentate il video se avete qualcosa da chiedere o da dirmi. Ci vediamo al prossimo episodio di Filos Aquarium.